Una sagoma nera, affusolata e bassa sull'acqua, con una stretta e allungata distesa di teak che incornicia un prendisolo immenso. Ecco l'elegante e raffinato Jenny of the Lamp, unico esemplare del Brenta B52 nella versione SL, caratterizzata da una superficie piana rivestita da cuscini che sostituisce la caratteristica piccola tuga. Il B52 è pensato per brevi uscite giornaliere e per il puro piacere di andare a vela. Il piano velico, infatti, consente di correre più veloce del vento, trasformando in arte la navigazione nelle ariette mediterranee. Creato come tutti i B-Yachts da Luca Brenta Yacht Design, il B52 fa parte di una famiglia a cui appartengono 5 modelli da 30 a 60 piedi, tutti accomunati da eccellenti doti veliche, unite alla semplicità di conduzione, che su questo 16 metri si concretizza in due soli winch elettrici e pistoni idraulici che movimentano carrello randa, vang, drizza del fiocco e scotta di randa e fiocco, il tutto comandato da pulsanti riportati sulle colonnine delle timonerie. Abbiamo navigato tra Genova e La Spezia su una tratta di circa 50 miglia, quasi tutta ribollita fra i 50 e gli 80 gradi di vento reale, vento compreso fra i 20 e i 25 nodi e frequenti raffiche che hanno segnato sull'anemometro anche punte di 45 nodi. L'aspetto più interessante di questa prova è che abbiamo sempre navigato con randa e fiocco pieni. Così sovraimvelato il Genie of the Lamp si accuccia sotto vento e accelera continuamente fino a raggiungere la velocità di carena e lasciando dietro a sé una scia bassa e lunghissima. La reattività ai comandi del timone ci ha impressionato e ha saputo cavarci d'impaccio anche nelle raffiche più violente. Abbiamo poi provato a poggiare fino a un lasco stretto in 35 nodi di vento. E il B52 ha accelerato passando da 10 nodi a 22, prima surfando e poi planando, con una progressione impressionante. E di questo B52 ci è piaciuta la facilità di gestione in navigazione, che premia regolazioni di fine e una conduzione esperta, ma che sa anche digerire errori senza troppo scomporsi. In sostanza un desailer granitico costruito totalmente in fibre di carbonio e dal grande piano di coperta, ma con un'altezza interna limitata che, al contrario di quanto accade nella versione originale, non consente di stare in piedi sotto coperta.